messa in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio sismico italiano. Il tema ritorna puntuale nell'agenda politica dopo ogni terremoto. Già, chi potrebbe obiettare del resto la necessità di agire prima delle catastrofi e non dopo per contare i morti? Il problema sono però i soldi e anche i tempi. Bisognerebbe agire su milioni di appartamenti, in particolare nelle aree interne del paese, e c'è chi preventiva cifre iperboliche superiori ai 1.000 miliardi e tempistiche superiori ai 50 anni. La senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, però invita a crederci. Il programma Casa Italia, spiega ai nostri microfoni, già è allo studio del governo e avrà una dotazione nell'ordine dei miliardi. Certo, l'intervento è immane, da far tremare i polsi, ma l'importante è cominciare. Abbiamo già in una commissione congiunta Camera e Senato con il sottosegretario De Vincenti impostata l'idea di un programma, Casa Italia, che dovrà svilupparsi per diversi anni e che dovrà avere un finanziamento permanente di svariati miliardi per consentire all'area più a rischio dell'Appennino di poter effettuare quelle ristrutturazioni e quegli adeguamenti sismici che finalmente potranno dare sicurezza ai cittadini. La senatrice evidenzia poi che decisivi saranno gli incentivi per intervenire sulle seconde case, che rappresentano il grosso del patrimonio edilizio a rischio, comunque abitato, nei paesi dell'interno. Ora, gli stessi che per l'Aquila non vollero la ricostruzione delle seconde case, inneggiano alla ricostruzione delle seconde case. Quindi si sta riaprendo un discorso anche su questo, perché poi le esperienze insegnano che i borghi hanno per l'appunto una loro integrità architettonico-urbanistica, non possono essere trattati come dei pettini sdentati, per cui ci sono dei denti che vanno rimessi a posto ed altri che invece rimangono rotti. Il Codacons regionale ha intrapreso una class action contro il comune di L'Aquila per ottenere l'installazione o la revisione di contacalorie in ogni alloggio del progetto Case, allo scopo di ottenere, per quanto attiene la fornitura di gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, l'esatta ripartizione del costo riferito ad ogni piastra in base alle risultanze di appositi contatori individuali e non più in base alla sola superficie dell'alloggio. Il Codacons della regione Abruzzo aveva già intrapreso una precedente analoga iniziativa, poi terminata per cessazione della materia del contendere. Non essendo poi stato però rispettato quanto previsto dalla norma, il Codacons Abruzzo ha dapprima diffidato il comune affinché provvedesse ed ora intrapreso una class action pubblica alla quale potranno aderire tutti coloro che sono interessati alla vicenda. L'amministrazione lamenta concrete difficoltà economiche a fronte di un progetto che prevederebbe una spesa di circa 7 milioni di euro. Il comune però, ad avviso del Codacons, non tiene conto di alcune circostanze niente affatto trascurabili. Oltre la metà dei contacalorie presenti, infatti, negli alloggi del progetto Case sono già perfettamente funzionanti. Con una spesa molto più modesta si potrebbe dunque provvedere alla loro revisione, alla sostituzione di quelli guasti ed all'installazione di quelli mancanti. Il tutto serve all'associazione con notevole risparmio di spese. Non si riesce davvero a comprendere, conclude la nota del Codacons Abruzzo, la ragione dell'installazione di nuovi impianti altamente tecnologici ed altrettanto costosi in alloggi di tipo emergenziale, destinati in parte alla dismissione. Dalla comunicazione dell'emergenza alla comunicazione sociale. Questo è il tema al centro del tavolo tematico avviato dall'Urban Center dell'Aquila, costituito da una sessantina di associazioni, nato un anno fa come strumento di partecipazione dal basso, riconosciuto dal comune come interlocutore istituzionale. L'Urban Center, va subito detto, ha avuto finora una vita difficile, diviso da dissidi interni tra le varie anime del civismo aquilano, vittima anche delle procedure burocratiche, forse poco snelle e funzionali. Ma che ora vuole recuperare il tempo perduto, partendo proprio dalla buona ed efficace comunicazione, ingrediente fondamentale per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e appunto rendere note le proposte concrete in tema di politiche sociali, economiche, culturali, urbanistiche della città, elaborate dagli altri tavoli tematici. Al nostro microfono Maurizio Sbaffo, presidente dell'Urban Center. Beh, siamo all'inizio dei lavori del tavolo partecipativo. Sono state messe sul piatto del dibattito e della discussione molte argomentazioni
dal focus group costituito dal giornalista Angelo De Nicola, dal professor Cianciotta, Stefano Cianciotta dell'Università di Teramo e dal nostro concittadino Massimo Alesi. I temi sono stati moltissimi e saranno approfonditi nel proseguo della mattinata e soprattutto nel pomeriggio sui tavoli di approfondimento. Che si può dire? Si può dire che tutto questo lavoro sulla comunicazione lo riteniamo fondamentale, propedeutico a quello che sarà poi il successivo sviluppo delle argomentazioni da parte dello Urban Center, perché riflettere su come comunicare, su quali sono gli strumenti corretti, su quali non lo sono, è fondamentale, perché noi abbiamo visto nella nostra storia recente quali disastri possono essere compiuti da una comunicazione errata. Sono stati consegnati gli attestati e le medaglie della Croce Rossa Italiana ai finanzieri che con maggior frequenza hanno donato sangue in Abruzzo. Si tratta del generale Flavio Agnello, comandante regionale delle Fiamme Gialle, Pietro Proietti, Luca Crisi, Marco Neri, Angelo Giuseppe De Lucia, Antonio Di Fonso, Marco Pietrucci, Giovanni Rappuano, Fabio Grilli, Stefano Galli, Giovanni Macchiarolo, Graziano Porfirio, Massimo Ciampinelli, Diego Iannucci, Fabio Lattanzi, Domenico Di Paolo, Marco Losti, Alessandro Keller, Roberto Razio Clemente, Fiore De Paulis, Simone Ferracuti, Achille Giuliani, Felice Di Lascio, Francesco Raponi. Presente alla cerimonia Gabriele Perfetti, presidente del Comitato regionale Abruzzo della Croce Rossa Italiana. L'iniziativa rientra nelle linee programmatiche del protocollo d'intesa stipulato all'indomani del sisma dell'Aquila del 2009, che segna una profonda e consolidata collaborazione ormai tra la Guardia di Finanza e la Croce Rossa Italiana, finalizzata non solo alla donazione di sangue, ma anche alla promozione e allo sviluppo di attività congiunte in materia di esercitazione di protezione civile, stage addestrativi, campagne di sensibilizzazione ai fini della sicurezza e della tutela sociale. Ma una sinergia che va avanti già da tempo. Con la Guardia di Finanza abbiamo trovato questo grande accordo che poi non si limita solo chiaramente ai sequestri, ma soprattutto una cosa che sta particolarmente a cuore anche alla Croce Rossa, in quanto prevista nel proprio statuto, ma anche come missione a livello nazionale, è quello della raccolta del sangue. Noi non vogliamo certamente dimenticare i nostri generosi donatori e a loro dedichiamo appunto un attestato per ricordarli e per ricordare loro anche di arrivare a donare, insomma, con una certa cadenza.